Mimino Ricciardi, coordinatore del comitato per Versani all'Auria, ma animatore anche un po' di tutto il territorio, quindi anche oltre l'Auria. Queste primarie si inseriscono in una fase molto particolare, molto complicata, forse non è nemmeno tanto facile far veicolare una serie di messaggi. Ecco, qual è la tua esperienza di questi giorni? Ora, innanzitutto sì, hai centrato la domanda. È molto difficile in questo periodo far ricredere, far rivivere la politica come servizio pubblico per i cittadini. Nella situazione non è sicuramente vantaggiosa, perché abbiamo risultati anche fuori che non ci fanno tranquillizzare, ad esempio in Sicilia. In Sicilia è il dato ultimo politico che dice 52% di astenuti. Questo significa che la politica non riesce a rispondere effettivamente ai bisogni dei cittadini. I cittadini in questo momento di crisi non riescono a ragionare testa, ragionano cosiddetto di pancia, e ci può stare. È difficile dire alle persone: no, ragioni di testa, pensa domani, abbi delle speranze. Questo è un veicolo che bisogna riprendere assolutamente, perché la politica deve ragionare di testa e di prospettive. Ecco perché a Lauria ho ritenuto utile poi affrontare e coordinare un comitato. Devo dire che la proposta è stata accettata immediatamente, nel senso, ho avuto adesioni di oltre 30 persone che attivamente vogliono partecipare, che sono anche fuori dal diciamo da dirigenti di partito, sono persone che non hanno fatto politica precedentemente e che vogliono impegnarsi. Mimino, fatti fare una domanda un po' provocatoria. Tu sei un giovane concreto, ti seguiamo, sappiamo il tuo impegno ad esempio su un'opera pubblica, la Bretella, ma anche su tante altre cose. Partendo da questi presupposti, da queste premesse, verrebbe da vederti, da inserirti nella battaglia di Renzi, che rappresenta, almeno da un punto di vista giornalistico, no? Pubblicistico, il rinnovamento, il nuovo, il moderno. Tu sicuramente sei una persona, diciamo, giovane, quindi voglio dire verso queste idealità. Però hai scelto Bersani, perché? Allora, e perché sono tanti? Cominciamo dal primo. Non stiamo scegliendo il presidente, il candidato futuro alla presidenza del Consiglio, quindi abbiamo bisogno di una persona onesta, seria, che possa rappresentare il centro-sinistra. Io vengo da una storia di centro-sinistra, vengo dalle elezioni del 2006 da Prodi, stavo in casa a Bologna, ho vissuto in prima persona quella campagna, da presidente di sinistra universitaria lì ho affrontato la campagna in questo senso e so cosa ha significato per noi quella campagna elettorale. Portare tutti da Rifondazione all'Udeur è stato abbastanza difficile. Oggi mi rendo conto che la politica ha bisogno di una persona abbastanza seria. Questo non significa che Renzi non sia serio, significa che Bersani, credo che quella persona che è Bersani possa incentrare al meglio le politiche che possono far presente e portarci avanti nel futuro questa Italia che deve uscire dalla crisi. Inesorabilmente noi non possiamo pensare, qui lo dico spesso, non possiamo pensare all'Italia come attore unico e principale, noi dobbiamo pensare all'Italia come in un paese che sta in Europa e che deve creare l'Unione Europea, la deve creare quella dei cittadini, però gli Stati Uniti d'Europa, l'Unione Politica, deve comunque dialogare sia con la Cina, che è una superpotenza, sia con l'America. E oggi secondo me la persona che può fare questo è Bersani, perché l'abbiamo visto anche nel governo Prodi con le liberalizzazioni, ha fatto il presidente di una regione che è l'Emilia Romagna, che è cresciuto tantissimo e che allora è diventata la prima regione superando il Veneto. Ecco, le carte in regola ci stanno. Credo in una cosa però, e qui esco dagli schemi e quindi rispondo anche direttamente, credo che un Renzi per tendenzialmente serva, cioè un Renzi in questo momento serve quando si parla di politica vera, però non quello che sta facendo ultimamente, perché noi abbiamo bisogno dei 3 mandati al Parlamento, abbiamo bisogno di sfoltire e di rinnovare quelle che sono le politiche. Perché? Perché è impensabile oggi, e questo lo dico spesso, che un parlamentare di vecchio stampo della prima o della seconda repubblica possa fare politica come la faceva allora. Oggi ci sta una terza repubblica che sta nascendo e ci sta il web. Non fai in tempo a dire una cosa su Twitter che sai già tutto il mondo è stato informato. Quindi anche questo significa che i giovani riescono a mettersi in campo con passione molto di più. Questo non significa che tenere dentro uno o altra persona. Credo che Bersani abbia capito questa cosa, l'abbia capito anche facendo il rinnovamento nella segreteria sua nazionale e nei segretari regionali, e sta tenendo il partito fermo su una posizione che è quella sull'uguaglianza, sul lavoro e sull'onestà. Questi sono i principi. Mimino, tu hai un competitor all'Auria, fammi fare una domanda un po'
pruriginosa, hai un competitor che dovrebbe essere, insomma, confermami, l'attuale assessore Giacomo Reale. Ecco, come guardiamo un attimo, ma solo un attimo, in casa altrui, come vedi diciamo, quest'altra parte del centro-sinistra che sta lavorando per Renzi a Lauria? Vedi dei segnali, vedi entusiasmo? No, allora diciamo che da quest'altro lato, come dici tu, oltre che Reale ci sta l'ingegnere Alberti, che è il presidente del comitato. Noi abbiamo fatto già una riunione in partito, al partito, presentando i vari comitati, e devo dire una cosa, secondo me è stata molto propositiva, nel senso, si è parlato di politica, che è quella che serve. Poi che in questo momento qualcuno sia bersaniano, diciamo, qualcuno sia renziano, non è importante. È importante che dal 25 novembre o dal 2 dicembre, che secondo me si entra a ballottaggio, ragionabilmente, si vada tutti con un centro-sinistra unito, quello è importante, ed è questo sul quale dobbiamo ragionare. Se oggi sono delle diversità, domani non sarà più così. Quindi che ben vengano anche gli altri comitati, ecco, magari che ben vengano anche gli altri comitati, perché noi il Partito Democratico ha bisogno di confronto, ha bisogno di democrazia anche all'interno.